Buonasera a tutti e benvenuti al Science Web Festival. La parola d'ordine tra ieri e oggi sembra essere test, test, test. Un tweet dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato di fare il più possibile test per verificare la presenza di persone positive a Covid-19, isolarle, isolarne i contatti e in qualche modo quindi contenere ancora la diffusione della malattia. Eppure io qualche giorno fa ho detto, insomma, mi sono dichiarata abbastanza perplessa sull'idea di allargare il numero dei test da fare in Italia. Eppure io ho sempre detto che mi attenevo alle istruzioni, alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e questa sembra una contraddizione. Perciò vorrei spiegarvi un po' la questione. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non parla all'Italia. L'OMS ha davanti tutto il mondo e tutti i paesi del mondo, tra cui c'è l'Italia, che è tra i paesi che ha fatto più test al mondo dopo la Corea, ma siamo lì ormai. Ci sono anche però dei paesi, penso per esempio ad altri paesi europei, ma soprattutto agli Stati Uniti, dove, per non parlare dei paesi, diciamo, più in via di sviluppo, dove questi test invece sono di là da venire. Quindi, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice fate più test, è importante fare i test, si riferisce a paesi, alla maggior parte dei paesi che sono in una fase ancora in cui l'epidemia non è arrivata con la violenza che è arrivata da noi, soprattutto in Lombardia, che è equivalente a quello che è accaduto a Wuhan, ma si riferisce a tutti gli altri paesi, dove l'ondata non è ancora arrivata così violenta, dove quindi la possibilità ancora di individuare le persone positive, di individuare i loro contatti e di isolarli è ancora in qualche modo fattibile. Noi siamo in una fase un po' successiva, siamo in una fase in cui il nostro problema a questo punto non è tanto individuare i positivi, ma limitare l'impatto violentissimo che questa malattia sta avendo, soprattutto da noi in Lombardia. Qui so la domanda qual è, come mai da noi sembra così violenta, come mai sembra che si diffonda con questa rapidità e con questa virulenza che sembra maggiore che altrove? Ci sono delle condizioni qui che richiamano quelle di Wuhan, ci sono delle condizioni diverse a Codogno, ad Alzano Lombardo, a Vo, rispetto al resto del nord e del nord rispetto al resto d'Italia, non lo sappiamo. Ieri abbiamo parlato un pochino e invito chi è interessato ad andare a cercare il video del discorso inquinamento, che comunque è un'ipotesi, secondo me non basta da sola a giustificare queste differenze, non lo sappiamo. Però dicevo, è indubbio che noi siamo in una fase diversa da quella di paesi in cui c'è qualche caso. Allora, nella nostra situazione, a mio parere, mettersi a fare uno screening molto esteso è infattibile, come peraltro dice anche l'Istituto Superiore di Sanità, e potrebbe essere molto controproducente. Credo che chi mi segue ha imparato che spesso le soluzioni che sembrano più ovvie davanti a queste situazioni possono essere al contrario pericolose e questo è uno di quei casi. Il test che cosa fa? Individua se nella gola o nel naso delle persone c'è una quantità di virus sufficiente a essere diciamo appunto testato. Quindi non ci dice se la persona è infetta, perché la persona potrebbe benissimo essersi infettata il giorno prima e non avere ancora una quantità di virus sufficiente nella gola o nel naso da poter essere individuata. Se io, facendo il test, dico a questa persona che è negativa, lei interpreterà inevitabilmente questo messaggio come dire non sono contagiosa e quindi non sono infetta, con due risultati, di rischiare di prendere meno precauzioni nei confronti delle persone che ha intorno, sopportare con maggiore difficoltà le misure di isolamento sociale che attualmente ci sono imposte e nel momento in cui dopo qualche giorno dovesse sviluppare dei sintomi, che tendenzialmente all'inizio sono sempre piuttosto lievi, pensare ma questo tanto non può essere coronavirus perché io sono negativo e così con quei sintomi contagiare di più le persone che ha intorno.
In più, questa strategia di allargare la politica dei test ha altri svantaggi. Noi comunque abbiamo delle risorse limitate. Siamo in una situazione in cui stiamo raccogliendo fondi per cercare di fornire ai nostri medici, ai nostri infermieri, le mascherine. Ci sono dei medici che devono tenere la stessa mascherina, non sanno come fare a disinfettarla. Su questo poi tornerò. Non hanno delle misure efficienti e non è un caso che il 10% delle persone positive sia un operatore sanitario, perché evidentemente non c'è la possibilità di difendersi in maniera adeguata. Abbiamo una carenza quindi di materiali, abbiamo una carenza di personale, perché manca personale per tutto, mancano certamente i rianimatori, ma via via mancano anche le persone che potrebbero occuparsi dell'ordinaria amministrazione. E quindi in questo momento, anche qualora si volesse destinare una quota significativa di denaro a effettuare questi test, dovrebbero comunque essere eseguiti del personale sanitario. Dove? Casa per casa, in modo che il personale sanitario ha maggiore probabilità di infettarsi? No. Allora fai uscire le persone che invece stanno a casa, riparate, le raccogli tutte insieme in un luogo, le metti in coda, gli dai dei numerini. Come fai per effettuare un grande numero di tamponi senza esporre la popolazione a un maggior rischio di contagio? Il tutto col rischio appunto di quei falsi negativi che vi dicevo prima. Quindi questa è la ragione per cui io sono assolutamente contraria a dei test a tappeto e sono anche contraria all'idea di farla a tutte le persone che hanno dei sintomi, perché io o uno dei miei figli, giovane, che sta bene, sviluppa un po' di tosse, ha qualche netta di febbre, chiama il medico di famiglia, il medico di famiglia dice prendi il paracetamolo e stai a casa, può superare la malattia senza nessun problema. Ma se deve essere sottoposto al test, vuol dire che o il medico viene qua con il rischio di contagiarsi o che lui deve andare in un altro posto dove rischia di contagiare qualcun altro. Quindi nei casi così lievi è anche abbastanza inutile, secondo me, confermare la presenza del virus. In ogni caso, davanti a una persona che ha dei sintomi anche lievi, questa persona si deve isolare e i suoi familiari devono fare altrettanto. Piuttosto, lo Stato potrebbe intervenire con tutti i fondi che gli vengono chiesti per fare questo screening, per mettere a disposizione delle strutture dove ospitare coloro che a casa loro non hanno la possibilità di diciamo mettersi veramente in isolamento, di proteggere veramente le persone che hanno vicino. Io non so se ci sono degli alberghi disposti a offrire delle camere per queste persone, ma capita che qualcuno non abbia una sua camera dove potersi isolare, diciamo, senza infettare i familiari. E quindi in questi casi forse vedo meglio un aiuto di questo tipo. Che dire quindi? Io su questa idea del testare tutti non sono assolutamente d'accordo. Penso che le risorse debbano essere usate diversamente. Il contact tracing, cioè l'idea di seguire i contatti delle persone, è una fase fondamentale nel controllo delle pandemie, ma è qualcosa che avviene all'inizio. E all'inizio a Wuhan avevano 1800 squadre da 5 persone l'una per controllare tutti i contatti di ogni positivo, cioè da noi è impossibile anche solo immaginare, anche se mettessimo tutti quelli che hanno il reddito di cittadinanza, a parte che comunque ci vuole una competenza, è un lavoro che richiede una grossa competenza, non è che chiunque lo può fare. Quindi stiamo parlando di una cosa che non è così facile e che si scontra anche tra l'altro con tante questioni legate alla privacy da noi, ma anche lasciando perdere questo, proprio solo da un punto di vista pratico. Credo che sia molto meglio concentrare le nostre risorse sul garantire la sicurezza dei nostri medici, dei nostri infermieri, fornendogli tutte le protezioni e possibilmente anche i cambi di turno in modo che possano tirare il fiato ed arrivare più riposati e essere in condizione di curarci meglio. E lasciar perdere questa strategia che ha
ha funzionato in Corea in un altro contesto, con un'altra modalità, ma soprattutto con un'altra tempistica. Ciao a tutti, buona serata.